Welcome to eHealth Learning, inspiring professionals worldwide. Yeah. So one of the things that Dr. Sutherland discovered now nearly 115 years ago. Qualcosa che Sutherland scoprì circa ormai 150 anni fa. Is that our physiologies express a subtle rhythmic motion. La nostra fisiologia si esprime in movimenti sottili. And this rhythmic movement is expressed in two phases. One phase, which is referred to as inhalation. E questi movimenti si esprimono in due fasi. Una che si chiama inspirazione, which is marked in a very general sense by a rising within all the tissues and fluids of the body and a widening side to side, che si può sintetizzare come un sollevamento, qualcosa che sale e che si allarga da parte a parte. Then followed by a settling or an exhalation phase. È seguita da un assestamento o da una fase di espirazione. Where there is a movement of the fluids and tissues towards the lower part of the body. Dove c'è un movimento dei tessuti e dei fluidi verso il basso del corpo. And a narrowing side to side. E di un accorciamento da sui lati. And Dr. Sutherland realized that this is a movement that happens within the body. Il dottor Sutherland ha detto che questo succede nel corpo. But it's also a movement that happens outside of the body. Ma è anche un movimento che avviene fuori dal corpo. Rhythmic motion is a feature at every level of life, from the microcosm to the macrocosm. Il movimento appartiene a tutta la vita, nel microcosmo e nel macrocosmo. So not only do our individual physiologies breathe. Quindi non solo respira la nostra fisiologia. With a number of rhythms, con un certo numero di ritmi, but so the world around us is also breathing. Ma anche il mondo intorno a noi respira. Dr. Sutherland referred to this as the ocean of primary respiration. E Sutherland chiamò questo l'oceano della respirazione primaria.